Benvenuti, nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la questione migranti con il caso della nave Diciotti della Guardia Costiera ancora ancorata nel porto di Catania senza che i migranti a bordo, 150 in tutto, possano scendere. Si attende una notizia in tal senso da Palazzo Chigi ma anche dall'Unione Europea. Ma intanto si apprende, ed è questa la notizia dell'ultima ora, che c'è una dichiarazione del portavoce della Commissione europea Alexander Winterstein, il quale dice testualmente che le minacce in Europa non portano da nessuna parte. Il modo in cui l'Europa funziona è la cooperazione e non le minacce. Vedete intanto le immagini della conferenza stampa a Bruxelles che sono appena giunte in redazione. Vedete inquadrato proprio Winterstein che, rispondendo alla possibile sospensione dei contributi dell'Italia all'Unione europea, minacciata ieri dal vice premier Luigi Di Maio, ha spiegato che la Commissione europea sta lavorando duro per trovare una soluzione alla questione dei migranti della nave Diciotti a Catania. Non commentiamo, dice, le dichiarazioni altrui e non faremo commenti, ha detto il portavoce, aggiungendo che l'Unione europea è una comunità basata sulla cooperazione e funziona sulla base della cooperazione e della buona volontà, non delle minacce. Quanto poi ai contributi, ha detto ancora Winterstein, le regole europee si applicano anche in bilancio e gli Stati membri hanno sempre pagato il loro contributo. C'è un chiaro obbligo legale nei trattati, sottolineando che non è mai successo prima che un paese non pagasse il suo contributo, che viene versato mensilmente con una cifra pari ad un dodicesimo del contributo annuale. Dunque si apprende, almeno per adesso, che anche da Bruxelles, anche dall'Unione Europea, non c'è una svolta specifica al caso della nave Diciotti ancorata nel porto di Catania con a bordo 150 migranti che attendono di essere sbarcati. Oggi nel molo di Levante dello scalo catanese era presente la nostra Grazia Sicali, che ha raccolto le testimonianze dell'ennesima manifestazione di protesta, oggi organizzata dalla CGIL, i cui medici non sono riusciti a salire a bordo del pattugliatore della Guardia Costiera perché non è giunta l'autorizzazione. Nessuno a bordo, è perentorio l'ordine della Capitaneria di Porto di Catania che in mattinata ha impedito l'ingresso sulla nave Diciotti ormeggiata nello scalo etneo di politici e sindacati. La CGIL regionale con i rappresentanti della funzione pubblica e dei medici aveva chiesto di far salire a bordo tre sanitari, ma l'autorizzazione non è stata concessa. In uno stato di diritto non permettere a tre medici di salire a bordo di una nave dove ci sono persone che stanno male, tra l'altro abbiamo notizie di donne che hanno problemi grossissimi, questo non è uno stato di diritto, deve intervenire qualcuno, lo chiediamo al Presidente della Repubblica. Si tratta di persone che scappano dalla guerra, non appena, diciamo, una settimana fa il Ministro Salvini ha dichiarato che accoglieva a braccia aperte chi scappasse dalla guerra. Oggi questo cambio di idea. 150 persone che servono a ricattare l'Europa, anche qui io credo che la politica migratoria di questo governo è schizofrenica. Intanto è certo che il 70% dei 150 migranti rimasti a bordo, dei 190 soccorsi al largo di Lampedusa, ha iniziato lo sciopero della fame. Due giorni fa sono stati fatti sbarcare 27 minori non accompagnati, ma sono le loro condizioni di salute a destare preoccupazione. Questa situazione ovviamente complica maledettamente il problema, perché è uno stress fisico che si somma rispetto agli stress che loro hanno subito, e questo può aggravare notevolmente le proprie condizioni proprio psichiche e fisiche dei migranti che sono sulla nave, determinando una serie di problematiche che sono da verificare, perché spesso possono insorgere in seguito a astinenza alimentare su stress fisico delle problematiche di tipo aritmico. E cosa succede dal punto di vista delle indagini? Facciamo subito il punto, perché diversi esposti e denunce sul mancato sbarco dei 150 migranti dal pattugliatore della Guardia Costiera sono stati presentati alla Procura Distrettuale di Catania, che per competenza li ha trasmessi alla Procura di Agrigento, che è titolare dell'inchiesta. La trasmissione, secondo quanto si è appreso, avviene dopo la loro iscrizione a modello 45, cioè senza alcun reato contestato. E se la situazione è
completamente bloccata nel porto di Catania, invece la questione politica è tutta in fermento, con tutte le contrapposizioni del caso che vengono raccolte in questo servizio da Simona Zappalà. È una guerra a colpi di tweet, quella del mondo politico sul caso della nave di Ciotti. Salvini resta fermo nella sua posizione e incassa gli insulti dei suoi avversari, ma è un tutti contro tutti e intanto i 150 migranti continuano a restare a bordo della nave. Il vice premier Di Maio, dopo lo scontro tra Roberto Fico e Matteo Salvini, continua a proclamare la compattezza del governo. Fico, come presidente della Camera, ha tutto il diritto di esprimere la sua opinione, dice Di Maio, ma il governo è compatto sulla linea di Conte. L'Europa batta un colpo. E riferendosi all'opposizione, abbiamo a cuore la salute delle persone sulla nave, ma non accetto lezioni da chi va a fare le sfilate e poi non è venuto ai funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi, ha detto, citando in particolare l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, che ieri sera è arrivata al porto di Catania. Dalla parte democratica si continua a ribadire l'incapacità di un governo che dalla questione europea all'Ilva, ai loro litigi su autostrade, alla fuga di capitali all'estero, sta portando il paese sul baratro, così il segretario del PD, Maurizio Martina. Insorgono anche i vertici politici regionali. Con un tweet il presidente dell'Assemblea regionale siciliana e commissario regionale dei Forsissi in Sicilia, Gianfranco Miccichè, oggi a Catania, offende Salvini. Salvini non agisce così perché è intollerante o razzista, dice Miccichè, perché nel lasciare 150 persone per 3 giorni in balia di malattie e stenti su una nave non c'entra niente la razza o la diversità, c'entra l'essere disumani, sadici. Contro Miccichè però si schiera anche la Lega, sulla carta sua alleata all'Ars. Non possiamo che esprimere sentimenti di vergogna per i toni violenti e il linguaggio indecoroso che offende l'intero Parlamento siciliano, un Senato tra i più ricchi di storia al mondo, si legge in una nota del partito. Tra esponenti politici che si alternano al porto di Catania e tweet ci sono in mezzo vite umane, c'è l'Italia, uno Stato diviso, una Repubblica, quella dei tweet così come definita dal sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. Se da giorni il ministro degli interni, senza alcun provvedimento formale, ma semplicemente con una diretta Facebook, ha posto in detenzione quasi 200 fra militari italiani e migranti a bordo della Diciotti, il suo omologo Di Maio annuncia l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea con un tweet. Con i 5 Stelle e la Lega, l'Italia, sostiene Lulu Corlando, è sempre più la Repubblica dei tweet. E a proposito di politica, oggi sulle banchine del porto di Catania c'era anche Gianfranco Miccichè, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, che già ieri in un tweet postato sulle social network era intervenuto contro il governo Salvini Di Maio. Non siamo qui per fare operazioni politiche di nessun tipo, siamo qui per fare operazioni che sono quelle che credo siano giuste fare, di umanità. Ci dobbiamo capire qual è la situazione di questi immigrati. Non è stato possibile ancora salire, ma credo non ci sia niente di male, un fatto organizzativo, nient'altro. Abbiamo detto che torniamo tra un'oretta per poter salire. Quando saliremo vi daremo le indicazioni più precise. Ecco, qual è la sua opinione di Salvini? Andiamo. Così è Gianfranco Miccichè in questa breve dichiarazione rilasciata al microfono di Grazia Sicali. Ma a proposito di tweet, di interventi nei social network, si registra un'ennesima presa di posizione da parte del vice premier, ministro dell'interno Matteo Salvini, il quale dice Diciotti in sciopero della fame, facciano come credono. In Italia vivono 5 milioni di persone in povertà assoluta, che lo sciopero della fame, sono parole di Salvini, lo fanno tutti i giorni nel silenzio di buonisti, giornalisti e compagni vari. Nel tweet inoltrato da Matteo Salvini si legge ancora: per me prima vengono gli italiani, poi gli altri. Qualche giudice vuole arrestarmi per questo? Nessun problema, lo aspetto, quanto ha ribadito ulteriormente in un post pubblicato su Facebook. E lo sbarco immediato delle donne a bordo della Diciotti è stato chiesto ieri da Laura Boldrini, già presidente della Camera e parlamentare di LeU. Ascoltiamola al nostro microfono. Sarebbe cosa auspicabile che vengano fatti sbarcare tutti e poi si tratta la distribuzione eventuale di queste persone una volta a terra. Non si può sequestrare una nave. Non si può sequestrare un equipaggio, non si possono sequestrare naufraghi. Questo è qualcosa che è contro il nostro ordinamento, va contro anche la nostra Costituzione, va contro la Convenzione di Ginevra, va contro la Convenzione dei diritti dell'uomo e straccia
decenni di cultura giuridica. L'Italia non può essere ridotta a questo punto, in queste condizioni. Parliamo di 150 persone che sono a bordo, un paese del G7, un grande paese può gestire questa cosa dopo averli fatto sbarcare e trovare una soluzione politica. Il presidente Conte al Consiglio europeo ultimo di giugno disse: finalmente l'Italia non è più sola, finalmente adesso ci ascoltano. Lo vediamo come ci ascoltano, e la 18 è la prova del fatto che non ci ascoltano, perché non è questo il modo, non è sequestrando, così perdiamo ogni credibilità agli occhi di tutti i paesi dove vige lo Stato di diritto. Qui si rischia di andare a infrangere lo Stato di diritto, e questo non è possibile, non è accettabile. Quindi io mi auguro che capisca. Così Laura Boldrini, che ha chiesto e continua a chiederlo anche con l'ANSA, che è stata battuta da pochi minuti, lo sbarco immediato delle donne a bordo della nave 18 della Guardia Costiera attualmente ancorata nel porto di Catania. Ma nei giorni scorsi, come noto, si è proceduto allo sbarco dei 25 minori non accompagnati. Loro adesso si trovano presso strutture cooperativistiche che si stanno prendendo loro cura, con un recupero anche del background psicologico. E noi ne abbiamo parlato oggi in studio con il referente di una di queste cooperative che attualmente hanno in cura nel catanese i minori non accompagnati. Denutriti, disidratati, affetti da scabbia e molto provati psicologicamente. Provengono per lo più dai campi di concentramento libici, dove in media hanno trascorso 2 anni di prigione tra torture e privazioni i 27 minori fatti sbarcare dalla nave 18 2 giorni fa nel porto di Catania. Tutti sono ospitati dai centri FAMI, gestiti direttamente dal Ministero dell'Interno. 14 in particolare si trovano nei locali della cooperativa Prospettiva, che insieme al consorzio Il Nodo si occuperà di loro nei prossimi mesi. Gli operatori riferiscono di casi limite, come quello del minore che rischia di perdere un braccio ferito da una pallottola. Pare che l'arto non sia stato curato né a Lampedusa né durante la sosta al porto di Catania. E che ci siamo resi conto immediatamente che c'era un ragazzo che ha un braccio paralizzato, e dal racconto che abbiamo iniziato a svolgere con i colloqui conoscitivi che abbiamo iniziato a svolgere con i ragazzi, è emerso che questi ragazzi sono stati in prigione in Libia per circa, loro raccontano in questo momento, circa 2 anni, subendo maltrattamenti e anche torture. Abbiamo anche segni nella pelle effettivamente di maltrattamenti, e inoltre, come dicevo, questa situazione incresciosa, cioè un ragazzo che non viene fatto immediatamente scendere perché sembra che questa paralisi al braccio sia dovuta ad un'arma da fuoco. Cioè, lui è stato sparato durante una rivolta che c'è stata all'interno del campo lì in Libia, ed è stato ferito, e forse ha compromesso tutto il nervo per quanto riguarda quindi la possibilità di poter utilizzare questo braccio. C'è poi il nodo ricongiungimenti. I minori fatti sbarcare non sono accompagnati, ma non sarà neppure facile consegnarli a presunti parenti residenti in stati europei diversi dall'Italia. Ritorniamo in studio perché vi parliamo adesso della situazione che viene vissuta all'interno della nave 18. Abbiamo raggiunto al telefono Federica Moltisanti, che rappresenta la InterSOS. Si tratta di un'organizzazione umanitaria che prende in cura i migranti, ma soprattutto i minori non accompagnati. Sentite che cosa ci ha detto a proposito del background vissuto dai migranti attualmente a bordo. Ma viaggi molto lunghi, ovviamente minacce, persecuzioni. Abbiamo per la maggior parte eritrei, che per chi conosce un po' la situazione dell'Eritrea, i ragazzi vengono arruolati nell'esercito, c'erano le leve obbligatorie già da molto giovani, quindi decidono di scappare per salvarsi dalla condizione militare, che non è sicuramente semplice o democratica. Dopodiché intraprendono un viaggio molto lungo, passano per il Sudan, poi arrivano in Libia vengono rapiti. La famiglia è costretta a pagare un riscatto. Molte delle persone che abbiamo a bordo ha veramente pagato somme ingenti per riuscire a salire su quella barca.
Ovviamente le donne hanno una storia ancora diversa, sì, il background generale più o meno questo di tutti, chi più, chi meno, ovviamente, non sono tutti uguali. Questa è la dichiarazione rilasciata questa mattina da Federica Moltisanti di Intersos, che ve lo ricordo si trova all'interno del pattugliatore della Guardia Costiera, dunque una testimonianza diretta. Ma facciamo un passo indietro e nel servizio di Maria Schilirò ricostruiamo quanto accaduto ieri pomeriggio sulle banchine del porto di Catania durante le mobilitazioni e le manifestazioni di protesta. Cali e Simenza contro l'invasione dei migranti. È questo lo slogan della protesta organizzata ieri sera al porto di Catania come risposta alla manifestazione degli arancini dello scorso mercoledì. L'evento è stato organizzato dalla destra etnea per dire no all'immigrazione e sì alla chiusura di tutti i porti. Presente al sit-in in difesa dei diritti dei migranti anche la sinistra locale, in netta maggioranza rispetto alla controparte. Per evitare scontri sono però intervenute le forze dell'ordine, impedendo che le due fazioni si incontrassero, anche se non sono mancati attimi di tensione. Andare! Andare alla barba! Sei tu una regina, a me non mi paga nessuno! E posso dire quello che penso! Coglione, ma che puoi dire? Tu che si sa? Italiano! Non puoi dire un cazzo perché non pensi, capito che non pensi! Cosa devo pensare? Sei un servo! Cosa sei pensare? Un servo squallido! Regina, ci sono italiani! Uno squallido servo! Questa dunque è la situazione ieri in un frangente nel molo di Levante del porto di Catania. Lasciamo quest'ampia pagina dedicata al caso della Diciotti, ma continuiamo a parlarvi in ogni caso dell'accoglienza degli ultimi. Lo facciamo in questo servizio di Rosa Maria Di Natale, che oggi è andata all'interno della sede della locanda del Samaritano di Catania. 80 ospiti, tutte persone con gravi problemi economici e di salute, per lo più abbandonati dalle famiglie, al 60% italiani, al 40% migranti. L'attività quotidiana della locanda del Samaritano a Catania rispecchia l'identikit della povertà del territorio e vive solo grazie al contributo della Caritas e alle generose donazioni dei cittadini. Una fotografia che si concentra sempre più sui senza tetto catanesi e che padre Mario Sirica, missionario vincenziano e responsabile della struttura, racconta con molta chiarezza, citando storie vere e durissime. In quest'ultimo anno qualcosa è cambiato, purtroppo in peggio. Nell'ultimo anno c'è stato un cambiamento repentino delle nostre accoglienze. Quando prima erano appena arrivato qui a Catania circa 5 anni fa erano molti gli immigrati, come spesso ripeto, adesso molti sono gli italiani. Proprio ieri una coppia di coniugi catanesi che vive per strada in una piazza qui di Catania ha chiesto ospitalità. Al momento abbiamo potuto dare la disponibilità solo per la moglie, per la compagna e non per il marito, perché abbiamo una lista d'attesa di circa 18 persone. Di queste 18 persone, oltre ai 26 posti che già abbiamo, sono molti italiani. In questo momento ho appena terminato da poco di fare un colloquio con un catanese che fino a poco tempo fa era al pronto soccorso del Vittorio Emanuele, con 5 bypass, non aveva nemmeno la forza di potersi comprare le medicine, e quindi mi è venuto ad implorare, pensando che io non so per quale motivo volessi metterlo fuori, dicendo che non vuole tornare più al pronto soccorso. Io ho detto che per il momento è con noi, sta con noi, importante è il rispetto delle regole, il rispetto degli altri. Quindi è questa la fotografia di una Catania sempre più povera, c'è una sacca di povertà che si allarga enormemente. Eppure la Catania che dona è la stessa che in questi mesi commenta negativamente l'accoglienza dei migranti. Cosa sta accadendo? Invece di fare leva insieme, risolvere le problematiche di ambedue, invece stiamo andando a un gioco al massacro, ed è questo, è molto molto triste. Io posso solo dire che quando ascolto, accogliamo i nostri fratelli migrati, tutti giovani, non come dicono alcuni palestrati, sono giovani che hanno subito violenze. Potrei mostrare alle telecamere come dire, tutte le torture che ricevono in Libia, le torture, le violenze fisiche. C'è però spazio per una buona notizia, grazie anche all'attenzione di Ultima TV, che nei mesi scorsi ha raccontato molte storie provenienti dalla locanda. L'amministrazione pugliese ha destinato 2 locali precedentemente adibiti ad uffici comunali, situati proprio sotto il dormitorio della locanda. Ne nascerà un centro diurno pronto ad accogliere ancora una volta gli ultimi, italiani e stranieri.
Andiamo adesso a Palermo, nel servizio di Luca Licata. Vi diamo tutte le informazioni relative ad un vertice importantissimo che si è svolto alla Regione Siciliana, che ha fatto il punto attorno alla questione sicurezza di ponti e viadotti nell'isola. Obiettivo della riunione è quello di verificare lo stato di salute delle infrastrutture viarie e ferroviarie della Sicilia, così da poter intervenire rapidamente sulle opere che necessitano di interventi e programmare inoltre un monitoraggio periodico e costante di esse. Un meeting tecnico, quello che si è svolto stamattina alla Presidenza della Regione, alla quale hanno preso parte, oltre ai sindaci delle città metropolitane dell'isola, anche i tecnici di ANAS e delle Ferrovie Italiane. Scopo della riunione è anche quello di fare il punto sulle previsioni di spese inerenti le opere di manutenzione. La vicenda, la sciagura, la tragedia di Genova ha solo accelerato questo percorso. Già nel mese di febbraio, come qualcuno di voi ricorderà, avevo anticipato che con la protezione civile, con l'assessorato alle infrastrutture, quindi con l'assessore Falcone, stavamo predisponendo una mappa delle strade siciliane particolarmente vulnerabili alle sollecitazioni sismiche. Adesso invece il tema è legato alla condizione generale delle strade siciliane e delle opere d'arte che sostengono le tratte ferroviarie. Individuate le opere che necessitano di interventi, individueremo le risorse necessarie e i tempi per poter intervenire. Nel corso della riunione inoltre saranno esaminate le misure di sicurezza messe in campo nelle ultime ore, chiuse al traffico infatti 4 viadotti, 2 a Catania, 1 a Caltanissetta ed 1 ad Enna. In maniera precauzionale e per prudenza si sta mettendo in campo alcune azioni di prevenzione e di interdizione alla circolazione stradale quando alcuni ponti, cavalcavia o viadotti possono essere anche pericolanti. L'ANAS sta procedendo a fare una verifica, un'indagine. Oggi alla Presidenza della Regione rassegnerà le proprie azioni, i propri atti posti in essere a tutela dell'incolumità pubblica dei viaggiatori. La notizia è stata citata nel servizio di Luca Licata, si è parlato anche dei due viadotti, la tangenziale di Catania, che sono stati chiusi. La notizia l'abbiamo già resa nota ieri, ma è stata confermata anche con la chiusura di un secondo viadotto, perché da oggi sono stati chiusi alla circolazione i cavalcavia sulla tangenziale ovest della zona di Passo Martino, direzione Siracusa, all'altezza dei chilometri 22 e 23, per la loro messa in sicurezza. I lavori urgenti sono necessari dopo la caduta di calcinacci che è avvenuta nei giorni scorsi. Successivamente saranno eseguiti quelli di verifica e manutenzione e lo dispongono delle ordinanze che sono state emesse dalla Direzione Comunale di Protezione Civile e l'Ufficio Traffico Urbano del Comune di Catania dopo la riunione di ieri che si è svolta in prefettura tra tutti i rappresentanti coinvolti. Le immagini che vedete si riferiscono invece al sopralluogo che è stato effettuato dai tecnici incaricati. Ad eseguire gli interventi sarà l'ente città metropolitana di Catania. Cambiamo di nuovo argomento, andiamo a Palermo dove a seguito delle recenti piogge si sono registrati e verificati diversi allagamenti. Guardate queste immagini. Non si placa l'ondata di maltempo sulla Sicilia. A essere maggiormente colpita è ancora una volta Palermo, dove da ieri sera fino a questa mattina un violento temporale ha provocato allagamenti nella zona di Mondello. Un centinaio le chiamate ai vigili del fuoco che hanno dovuto fare gli straordinari per salvare alcuni residenti bloccati nelle loro abitazioni. In tilt anche la circolazione stradale con numerosi automobilisti in panne per i quali sono dovuti intervenire i sommozzatori. In ginocchio anche l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in particolare nella zona di Isola delle Femmine, resa nuovamente percorribile solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Allagamenti anche in via dell'Olimpo, dove numerose auto sono state costrette a fermarsi per il livello troppo alto dell'acqua. Condizioni meteorologiche avverse anche a Catania, dove la prefettura ha emanato un avviso nel quale si invita alla prudenza e all'attenzione per tutta la giornata di oggi. Nello specifico, la città etnea sarebbe interessata da un livello di rischio idrogeologico con criticità giallo-arancione. Anche in questo caso, a finire sotto la lente di ingrandimento sono le aree antistanti la fascia costiera, maggiormente soggette a danni e allagamenti. La Protezione Civile ha comunque seguito tutte le disposizioni del piano di prevenzione. Andiamo in pubblicità, ci sarà la pagina sportiva subito dopo, vi aspettiamo.
a scalare l'Etna? Per conquistare la vetta del vulcano attivo più alto d'Europa, patrimonio dell'UNESCO, la funivia dell'Etna. Da oltre 50 anni, con una moderna funivia e con confortevoli fuoristrada, ti porterà fino ai 3.000 metri di quota. Funivia dell'Etna, come stare seduti sul divano di casa. E se sei un tour operator, contattaci. Benvenuti, seconda parte del nostro telegiornale. Da oggi l'Anfiteatro Romano di Catania è regolarmente aperto al pubblico. Lo comunicano il Polo regionale per i siti culturali del capoluogo etneo. Molte le segnalazioni arrivate dai cittadini, poiché l'antica struttura è rimasta chiusa senza alcun preavviso nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, tra l'inevitabile stupore dei turisti. Il disservizio è nato da un problema legato alla turnazione delle ferie e dei custodi, però tutto risolto. Adesso c'è la pagina sportiva. Pagina sportiva, iniziamo subito con le ultime notizie riguardanti il Palermo Calcio nel servizio di Roberto Chifari. Stasera ricomincia il campionato di Serie B con la sfida Brescia-Perugia. Domani tocca al Palermo che alle 18 sfiderà la Salernitana. Sarà un campionato di B anomalo con al via solo 19 squadre, in attesa di conoscere la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI il prossimo 7 settembre. Il Palermo non parte con i favori del pronostico. Verona, Crotone e Benevento sembrano le tre squadre che possono ammazzare il campionato. In rosa sono subito dietro, toccherà a Tedino dimostrare che la squadra è pronta. A mio modesto parere, come sempre vi ho detto, vi dico sempre quello che penso, non possiamo assolutamente neanche fermarci a guardare se siamo in emergenza o in emergenza. Io sono convinto che chi va in campo, chi andrà in campo farà una partita eccellente, perché siamo allenati bene, poi ripeto, il calcio ha tante variabili, però io sono molto soddisfatto, molto, ma molto, molto soddisfatto di quello che stiamo facendo e quindi sono fiducioso perché vedo come si allenano, ripeto. Ripeto, siamo all'inizio del campionato, io vedo una squadra che ha all'orizzonte un grande obiettivo e quando c'è un grande obiettivo da perseguire tutti insieme sono convinto che noi possiamo fare veramente qualcosa di importante. Sarà difficile, sarà ogni partita una battaglia veramente disarmante, soprattutto all'inizio e quindi noi ci dobbiamo preparare a trovare una trasferta dove ci sarà grande entusiasmo. Troveremo una squadra che ha fatto un mercato importante e noi invece abbiamo fatto, secondo me, un lavoro eccellente da parte di tutti perché, ripeto, sono rimasti dei giocatori, rimarranno dei giocatori che si sono allenati sempre molto bene e che hanno dato un grande contributo finora. Fischio d'inizio alle ore 18 allo stadio Arechi di Salerno. La partita sarà trasmessa in TV dalla piattaforma web DAZN che ha acquisito i diritti di tutta la Serie B. E sono giorni di attesa per il Catania che attende sulla questione dei ripescaggi. Intanto l'Adino Monaco ha replicato alle dichiarazioni del presidente della Ternana, Daniele Di Frangia. È un Catania che non ci sta, quello che attende il pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI in merito alla vicenda ripescaggi. Saranno giorni caldi da qui al 7 settembre con in ballo il futuro di diverse squadre nel limbo tra B e C. Un Catania che reagisce anche alle provocazioni con il presidente della Ternana Bandecchi che aveva definito Novara e Catania due società non virtuose e non meritevoli del ripescaggio. Pronta la risposta della Dilo Monaco, ricordiamo al frettoloso patron della Ternana che il Tribunale Federale Nazionale prima e la Corte Federale d'Appello poi, con argomentazioni stringenti ed inoppugnabili sul piano della logica e del diritto, hanno confermato l'illegittimità della disposizione che impediva al Novara e al Catania di rientrare tra le società ripescabili. Il Catania è una società virtuosa, espressione di una città tra le prime 10 in Italia, forte di 226.215 presenze in occasione delle gare casalinghe in Serie C nella stagione 2017-18, con quasi 5.500 abbonati, con i conti in ordine, con un centro sportivo ritenuto tra i più belli e funzionali in Europa, con un'organizzazione societaria da
massima serie. Intanto anche il commissario FIGC Fabricini ammorbidisce la sua posizione sulla vicenda ripescaggi. Ci sono ricorsi pendenti che non danno certezza su quali saranno le squadre che completeranno le 22, ha dichiarato il numero 1 della federazione a Telegalileo. Dopo il 7 settembre faremo quello che ci viene richiesto dalla legge. La Lega B non avrebbe alcuna responsabilità. Noi obbediremo al collegio di garanzia. Vedremo Frattini cosa decide. La graduatoria dei ripescaggi c'è, ma non è stata resa pubblica per i troppi ricorsi che si intervallano. Senza questi avremmo già saputo le tre ripescate, ma la teniamo nel cassetto per non generare aspettative, delusioni e polemiche. Posso dire che Novara e Catania sono state riconsiderate alla luce della sentenza del Tribunale Federale Nazionale. La B sarà 19, 20 o 22 squadre, non penso saranno di più. Ed era questo l'ultimo servizio per questa edizione del telegiornale. Potrete rivedere tutti i nostri servizi sul nostro canale social Facebook, ma anche su ultimatv.it. È davvero tutto. Arrivederci ai prossimi appuntamenti.